definizione a questa parola, direi che leader è un catalizzatore di persone, che a volte anche in maniera poco voluta si trova le persone intorno, le persone che lo seguono, le persone che lo usano come riferimento, che riesce a ottenere da loro in maniera chiaramente onesta, in maniera del tutto spontanea, il massimo che puoi avere da una persona. È colui che guida il gruppo, ma il gruppo è formato da tantissime persone e tu devi essere il leader per ognuno di loro, quindi devi avere una devi calarti, come dire, nei loro panni, devi essere un po' camaleontico, devi per ognuno di loro, perché ognuno di loro avrà delle necessità e avrà dei modi diversi di captare il tuo modo di lavorare, e per loro tu sei fonte di ispirazione, quindi devi essere molto attenta anche il tuo feedback verso di lui. Cioè, e oggi mi rendo conto che sì, pare che a sentire gli altri io sia un leader, però non è che io mi sento un leader, ma questa parola è una parola molto, molto forte. Il leader si immagina sempre una persona di alto livello, non so, un personaggio quasi inarrivabile. Io sono uno che dedica alle persone tanto e le persone mi danno tantissimo e mi trovo lì alla guida di tantissime persone a cui pare gli abbia fatto del bene. Il mio motto è sempre stato, dico, ormai è diventato il motto anche degli altri, di superare il nostro limite, quindi l'abbiamo un po' usato come slogan del gruppo. Mi piace pensare che una persona per arrivare a eccellere deve vivere sognando e ogni giorno deve realizzare un pezzo dei propri sogni, quindi farli diventare concreto. Un momento che mi sono proprio ispirato a una sorta di guru, no? Abbiamo un guru a cui seguiamo e a cui ci ispiriamo, però poi ci sono state delle vicissitudini che mi hanno fatto capire che in realtà quel guru ero io stesso, cioè era dentro di me. E quindi inizialmente era una persona, però poi arrivato a quella persona ti accorgi che non ti basta più ed è dentro di te, è proprio una cosa tua, personale, e non è neanche sempre un bene, perché comunque fai una vita piena di responsabilità e piena di fame, tanta fame, sembra quasi una fame insaziabile volerlo fare. E il momento più bello per me non si riduce a una gara dove vedo un ragazzo che fa un'ottima prestazione e lui è felice. È troppo poco per pensare che io sia felice per un momento così piccolo. Sono contento perché lui è dentro un gruppo che l'ha portato ad arrivare lassù. Abbiamo formato dei campioni del mondo grazie a me, ma in realtà grazie a tutto il gruppo. Quindi la mia felicità è quella. Dai, avergli trasmesso una passione così grande. Io in particolare ho creato proprio un gruppo che ora è proprio leader di se stesso. Il mio progetto era proprio questo. Io ho puntato sulla squadra, non ho puntato su un singolo atleta, ma ogni singola persona vuole il proprio leader per se stesso. Il nostro sport, il supporto morale è alla base di tutti i giorni, perché si affrontano sacrifici immensi. La parte dell'allenamento è la parte più divertente e più semplice, perché il corpo, diciamo che lo posso far muovere sempre. Il problema sono superare i momenti di difficoltà, e ci sono delle persone che non ce la fanno e hanno bisogno appunto di un supporto, di questa guida, di questa spalla dove appoggiarsi. Io sono sempre lì. Queste sono le persone che arriveranno fino a un certo punto. Purtroppo è così. Poi ci sono invece quelli che non hanno bisogno di questo supporto perché stanno già diventando, sono già dei leader, sono quelli che si affermano ed è così, per forza.